Urkukan, ci sei? Sì, ci sono, sto aspettando il momento giusto per fare la transition, iniziamo ora. Beh, la partita è cominciata. Presento il primo giocatore in alto a destra. Se Urkukan vuole ben mettere la visuale sulla mia schermata, vedremo il nostro amico Ikki del team Doha, che non so bene a cosa corrisponda. Comunque il giocatore è spawnato da Zerg in alto a destra, come ho già detto prima, su questa mappa che è Daybreak Aurora Ladder Edition, mentre dall'altra parte il suo avversario Terra, il nostro amico Romolo del team MIT, il nostro ricercatore scientifico di fiducia, sta minando ora il gas spawnato in basso a sinistra in cross position rispetto al suo avversario, come succede sempre su questa mappa, dato che ci sono solo due spawn point, Ladder Edition, quindi con le rocce distruggibili in fondo alla mappa per evitare pylon block o cagnate del genere, per usare un termine più che adatto. Intanto vediamo il deposito da parte di Romolo, già in costruzione, scout da parte di Ikki, un po' abbastanza veloce da parte del giocatore in giallo. Cosa vuoi dirci, caro Urkan? Eh no, dicevo, insomma, relativamente veloce perché normalmente si scouta verso con il nono drone appunto per vedere che cosa sta facendo il giocatore Terran per tutelarsi da eventuali proxy racks, perché se con il nono drone che arriva verso il supply 12 all'incirca non c'è una racks in base, potete supporre che il vostro avversario Terran ve la sta costruendo sotto la vostra base, quindi dovreste stare ben attenti. Ma vediamo che il drone non è riuscito a entrare perché Romolo ha deciso di chiudersi totalmente, saggia Molto, molto scelta. velocemente, di solito si fa la chiusura appena dopo l'espansione, oppure il gas, in poche parole si aggiunge il deposito a 16 di supply per evitare di sprecare un po' troppi minerali in early game dove potrebbero servire ad altro. Intanto vediamo anche l'espansione da parte di Ikli. Il nostro Sì. amico Ikli ha messo la sua espansione ancora prima della pool, quindi una 15 hatch, 15-15. probabilmente 15 pool come stavi appunto dicendo anche tu. È infatti arrivata ora la pool, direi una build macro game oriented, anche se il gas forse poteva risparmiarselo perché non mi sembra ancora, mi sembra un po' prematuro, ma vedremo insomma un po'. Ma il gas probabilmente sarà per fare speedling e anche magari dei banning, quindi potremmo aspettarci un banning bust con espansione del nostro giocatore Ikli. Un banning bust comunque è difficilmente counterabile anche in Master, mi faceva notare un mio amico recentemente, perché l'aveva provato giustamente e mi ha detto è incounterabile come roba. Comunque non importa, stiamo solo divagando durante questi primi minuti e Noob G non si è ancora fatto sentire, quindi saluta un po' i nostri fan, caro amico. Avevo visto che eravate molto lanciati nel commentary, quindi Ma noi siamo abituati in due, quindi se ci metti un sì. terzo non lo facciamo parlare. Insomma, in buona sintesi è questa, no? Ti devi un po' intromettere anche tu, perché i cast a tre, insomma, sono un po' così, bisogna sgomitare per parlare, quindi insomma, visto che Wikipedia non ci può aiutare, bisogna anche un po' dire No. cose un po' generiche e generali. Intanto il nostro Romolo sta andando con una seconda Rax e anche l'armeria, cioè l'officina bellica, contando sempre con l'armeria che si fa successivamente, e probabilmente massa bio per lui. Sì, ma sbio, Sì, sicuramente. massa bio magari le unirà ai suoi exiliati, che forse vedremo. Non so se stiamo giocando su Watts oppure su Wall, non so come è stato No, impostato il gioco, spero che sia... Earth of the Swarm. Earth of the Swarm, allora c'è già un primo errore perché credo che la partita dovesse No, essere no, no, scontata su... siamo su Wall, Ah, stiamo siamo su controllando in Wall! questo momento. Controllato l'hatchery del giocatore Zerg e infatti non ci sono le Viper né Ah, sì. le Swarm Host, quindi GG a noi, abbiamo avuto un po' Ecco. di fortuna. Probabilmente avevano già impostato i nostri cari giocatori l'espansione Wings of Liberty per prima di giocare, quindi GG a noi Eh sì. che abbiamo avuto un po' di fortuna in Beh, ci questo mancava momento, pure la mentre sfortuna. La speed è già stata messa in ricerca e c'è pure stato messo in produzione un bellissimo nido dei Banneling. Quindi vedremo dei Banneling contro la massa bio del giocatore Terran, che ora dispone di ben 10 Marine. Con tra poco, tra ben qualche secondo, 100 secondi, avrà pure potenziamento a 1 per l'attacco.
sta pure costruendo in questo momento la fabbrica, quindi dopo costruirà lo start e tanksiggiati probabilmente per dar sostegno alla sua bio, mentre il giocatore Zerg è andato di espansione molto veloce e per ora sta producendo per la maggior parte dei droni. Infatti vediamo 22 SCV contro 27 droni da parte di entrambi i giocatori, 2 queen per gli inject, non c'è una terza queen per warpare, per spalmare un po' di biostrato Zerg per tutta la mappa, però intanto la produzione di Ling continua insieme a 2 camere evolutive messe in produzione, terminate in questo momento la seconda, in ricerca al più uno all'attacco in mischia, e intanto pure la Tana è stata messa in produzione, quindi probabilmente vorrà fare la ricerca della speed dei Baneling molto presto, mentre ne sta morfando ben 4, probabilmente per difendersi. Comunque ottimo scouting da parte di Ikli, che ha quei due Zergling da sopra la rampa e gli Overlord a destra e a sinistra della base di Terran, e la vedo molto male per il Terran che si andrà, come penso di... Eh sì, la vedo male anch'io, credo che ci sia un po' di lag da parte di qualcuno e sono niente poco di meno che io che laggo. Credo che ora siamo al momento di Baneling mandare. comunque gli faranno malissimo. Eh sì, in questo caso avrebbe dovuto prima scoutare, forse una scanner sarebbe stata provvidenziale, e successivamente passare a Marauder, penso che almeno Attenzione, supporto. ma arrivano tanti ling arrivano. Veramente tanti Ling da parte E di Klee si dirigono verso ora la base del trasformerà in Terran che Baneling. comunque non ha espansione. Sì, probabilmente Noob G ha ragione, spermerà in Baneling per fare, come dicevo, un Baneling Burst fatto un po' comunque in ritardo, Guardate perché quanti. ci sono abbastanza unità da parte del Terran, però questi Baneling possono fare veramente Sì, tanti sì, sì. danni a questi Marine, però verranno Attenzione scompati Leglion, abbastanza attenzione presto Leglion. dalle Helion. Le Helion vengono subito Sì. sovrandate dai Ling e vengono distrutte malamente. Ma non c'è il Rimane solo la tank. bio da parte del Terran, quindi penso che potremmo vedere un GG molto veloce. Questi Baneling si dirigono subitamente verso la base del Terran, Siamo in distruggeranno i depositi e ingaggio. forse scioglieranno tutti i Marine presenti lì, che sono ben un Attenzione bel la po'. Medivac Ah però che no, va. drop. Medivac riempita dai Dovrebbe andare Marine, con gli probabilmente o per Zergling. salvarli, oppure No. per dropparli. Infatti ora sta partendo il drop, mentre arrivano altri Zergling e vengono morfati altri 3 Baneling. La ricerca dell'uno all'attacco in mischia è stata finita, non c'è di nuovo il deposito di chiusura, quindi questi Zergling hanno via libera. Sì. La Infatti si stanno muovendo in questo momento, la caserma sta andando in fiamme, viene riparata da un vedo solo male, la SCV. vedo male. Questi Zerg sono entrati in base, hanno più uno all'attacco, ma anche i Marine hanno più uno all'attacco. Vediamo come si termina. Baneling vanno sui Marine e ormai non c'è un'unità di difesa da parte del Terran, che è costretto a... sta tentando di riparare ancora questa caserma, ma verrà distrutta ormai dalla massa di Ling ancora presente, mentre la Medivac non so dove sia finita. Ha Sta droppato sulla droppando in questo seconda. momento, sta Medivac droppando in droppa in questo questo momento. momento sulla seconda. Ma sono pochi Ma non Marine. c'è niente da Intanto sta fare. facendo mattanza di droni, però non credo sarà abbastanza per salvarlo da questa massa di Ling presente nella sua Guarda quanti base. Zergling. Sta provando in questo momento a spostare la sua espansione in un punto più sicuro, probabilmente sposterà anche gli SCV. I Terran possono fare così, però non credo che durerà a lungo comunque, perché non ha unità appunto da difesa. Sì. La scheda di produzione da entrambi i Anch'io. giocatori è vuota. Sì, Sì. praticamente è vuota, vediamo soltanto le unità che hanno in campo, 23 droni contro 17 SCV, ma gli SCV potrebbero attaccare anziché morire così disperatamente. So che sono anche decisamente abbastanza forti, considerando che possono anche autoripararsi. Vedremo un po' Provo un attacco disperato, ma i ring con la spina sono tanti. Non c'è niente da fare. Finita. sta provando a mettere la sua caserma in questa posizione, mentre si muove anche il centro di comando da un'altra parte, probabilmente vuole distrarre il suo avversario. Il primo comando orbitale è ancora posizionato, però non sta né lanciando muli né altro. Intanto Attenzione in base dello Zerg, che il drop è rimane un stato altro completamente drop, ma... annichilito, rimangono solo 2 Marine che ora vengono rimessi nella Medivac. Non credo che possa fare tanto il nostro amico Romolo con 2 Marine, sebbene non ci siano più droni nell'espansione naturale dello Zerg. Rimangono degli Zerg a controllare che questa base non se ne vada. Da un'altra parte il Arriva GG da il parte di Romolo. GG, abbastanza rosso, insomma un po' ce lo potevamo aspettare.